Mimma, grazie per averci ospitato. Prego, è un piacere. Raccontami un po' la storia di questa vigna. Allora, questa vigna l'ha comprata mio padre dopo tanti lavori. Mio padre era un colono, non possedeva, però piano piano insieme a mia mamma sono riusciti insomma a comprare e a impiantare, soprattutto perché c'è molto lavoro. E piano piano alberi e viti, però poi mio padre ha deciso di potare altre vigne e questa è rimasta a noi. Noi abbiamo dall'Alicante al Sangiovese, ci sono vari tipi di vitigni che magari non sono riconosciuti, sono anche dei vitigni, quello che in dialetto viene chiamato Jacquenet, che è l'uva piccolissima che dà solo il colore al mosto, non dà poi altro. Ma maggiormente c'è l'Alicante e il Sangiovese o il Nerello, okay. Quello è. Quindi mio padre ha impiantato tutto questo, dagli alberi alle viti, e noi ora stiamo cercando di non far morire. Quanti anni sono quindi? Che suo papà? Mio padre è figlio di contadino, noi non siamo contadini, noi siamo diciamo appassionati, perché non si può vivere più con questo mestiere. Mio padre ha vissuto, ha cresciuto tre figli, noi siamo tre figli, ci ha sposato, ci ha mantenuto a scuola, solo col mestiere di contadino, solo ed esclusivamente con questo mestiere. Certo, lavorando nella sua proprietà, producendo e lavorando nelle vigne degli altri, quindi facendo il bracciante agricolo, giornaliero, diciamo. E diciamo che 30 anni fa si viveva, è riuscito insomma a portarci a un buon punto. Ora quando è rimasta la proprietà a noi, abbiamo sia questa sia gli uliveti, un aranceto, no, stiamo cercando con tanto sacrificio di non far perdere i suoi sacrifici, ecco, quello che lui ha fatto, perché è importante questo. Qual è il ricordo che c'hai di quando eri piccola, per cui penso sei quindi nata e cresciuta in mezzo alle campagne? Sì, la voce di mio padre. Movitevi e ammonendi. Era il momento che dovevamo alzarci, se eravamo a riposo nel pomeriggio estivo, alle 5 e cos'è, perché quello era l'orario, o la mattina per venire in campagna, e quindi c'era il periodo che raccoglievamo piselli, il periodo che raccoglievamo fave, il periodo che pulivamo le viti, che poi dura 10 giorni, non dura tantissimo. E però era il periodo che dovevamo dare una mano in casa, cioè era quella, noi non c'era, no, non vengo papà, ma annoio papà, e siamo cresciuti con quella forza, quel senso di rispetto anche in questo, e quindi tutto quello che sappiamo è merito di mio padre e mia madre sicuramente, e in più, ecco, mio marito si è avvicinato da 4 anni alla campagna, perché prima non ha mai fatto niente, e tutto qua. Ci avete pensato mai che potesse essere invece un'attività con cui vivere, o meglio, ci avete provato? Perché pensare mi pare di sì, che ci avete pensato. Qual è l'ostacolo più grosso che incontrate? Che insomma... Dovremmo formare un consorzio, una cooperativa, un qualcosa, perché da soli è difficile. Da soli può essere solo un hobby o mantenere un qualcosa che già c'è. Creare un impianto nuovo significa investire tanti soldi. Il mercato non accetta che una bottiglia di vino costi tanto, perché sul mercato c'è altra offerta, c'è il vino che costa un euro, il vino non si può vendere a un euro, perché già il potatore costa tutto, e il lavoro lo mettiamo noi e non costa niente, però le giornate che noi mettiamo è il vino che è naturale, l'unica cosa che ha questa vigna di diciamo chimico è lo zolfo, altro pesticidi non ne ha, perché dobbiamo berlo noi oltretutto, non è per... certo, l'esubero lo vendiamo, se c'è un amico che lo vuole figurati, però non lo facciamo per produzione, perché chi lo fa per produzione impiega altro, impiega pesticidi, impiega che se una vite va a male non deve andare a male, deve produrre, e questo implica l'uso di altre sostanze che noi non mettiamo. L'unica sostanza che noi mettiamo ogni 2 anni è il concime, sia organico che chimico, al tronco, e lo zolfo per 2 volte, sia ad aprile che a giugno. Quindi quanto tempo dedichi? Adesso hai detto che insomma è un periodo questo clou. È il periodo caldo, diciamo. Poi ora l'estate sarà solo il controllo dei tralci, ecco. In estate si dovrà fare questo lavoro qua, in maniera che non intralcino il nostro lavoro a settembre. Si devono girare i rami e basta, o legare o girare. O
il lavoro arriverà a settembre con la vendemmia, dopodiché a novembre si devono pulire i tronchi, gennaio si pota. Tutto qua, la vigna non dà molto lavoro, però dà l'impegno che ci sono delle scadenze. Quando arriva aprile c'è la prima legatura e il passaggio dello zolfo ramato sulle foglie. In giugno, dopo la fioritura dell'uva, arriva la pulitura perché deve areggiare l'uva, perché altrimenti rischiamo che ci siano dei funghi. E poi va legata, perché poi questa zona è esposta molto al vento e si rischia che anche i tralci si rompano e si perda un pochino di produzione. Non impegna molto, però va curata, perché a marzo zappiamo, a giugno abbiamo zappato, e abbiamo il trattore, sì, però è sempre un impegno, non è... Certo, quindi tutto quello che fate lo fate manualmente. Ma il pensiero è anche qua, giornalmente, e chissà se... perché noi abbiamo... ci sono i cinghiali che si fanno le passeggiate, ci sono altre, insomma... siamo qua presenti, perché quando si curano è come crescere un qualcosa, ci tieni finché non va a produzione, e la festa più bella è quella della vendemmia. Come la fate? Organizzate, cioè anche chiamate gli amici a raccolta, che succede? Anche perché la pigiatura la fate voi con... Sì, abbiamo il palmento, non in questa zona, nella zona Matiniti, abbiamo il palmento e facciamo la pigiatura e poi si fa la festa della vendemmia, si mangia, si griglia, si mangia, si sta in compagnia, è una festa da sempre. Io mi ricordo quando ero bambina, quello che mi appassionava di più era la vendemmia, perché tutti gli zii, i cugini, era faticoso relativamente, ma la gioia di essere tutti insieme, quella era una cosa, quella che mi manca tanto, perché poi si andava, cioè insomma si condivideva, ognuno poi aiutava l'altro anche nelle altre raccolte, nelle altre vendemmie. Tutto qua.